dirle di sì, però... Però? Mi riesce più facile dirle forse. Perché? Perché? Perché se io ti amo sul serio, ti amo con tutta la mia anima. Tu e io ci divertiamo, stiamo bene assieme. Lascia che ti aiuti. Sì, è vero. Devo lasciare che lei mi aiuti perché da sola non posso. Perché ti stai scusando? Non abbiamo fatto nulla di grave, ci siamo dati un bacio e nient'altro. Ma lo so. E allora? Però... Mi sento come se avessi una... Che cosa? Un peso sul cuore. E pensi di vivere ancora così? Non ho capito. Ti dedichi sempre e comunque agli altri. Non pensi a te, non pensi mai alla tua vita. Ma vivo in questa casa con molta gente. Non sono sola, mi occupo di tutti. No, faccio male. Non puoi neanche stare sempre qui a preoccuparti solo di tutti i problemi di questa casa. Non capisco cosa vuole dirmi. Io penso che sia ora di smetterla di soffrire, Flor. Non puoi vivere così, soffri in continuazione. Vieni con me. Vieni con me e comincia una vita nuova. La tua. Questa è la mia vita, con tutto quello che comporta. E se sta cercando di tener fede a quello che ha detto suo cugino, se lo scordi, ho sentito quando ha detto portala via. Va bene, perdonami, non... Io voglio solo aiutarti, Flor. Lo so che ha buone intenzioni. Mille grazie. Comunque devo chiederle di lasciare Massimo fuori da questa... dalla nostra storia. Sì. E non parliamone più. Flor. Per me è molto difficile, io ho bisogno di tempo. D'accordo. Che c'è? Scusami, però... Franco, smettila! Sembri più piccolo di me. Pensavo che se fossi venuta da te, senza... This is what I wanna be and this is what I... Franco, allora eri qui? Sì, a quanto pare ero qui, no? Sono arrivati quelli dell'assicurazione. Bene, ora vengo. Ora vengo. Sì, scusami. Devo andare. Va bene, vai. Però dopo ti occuperai di me, ok? Sì, te lo prometto. Boniglia! No! Non è Boniglia! Dov'è? Dov'è? No, non Boniglia, è Boniglia! Ti dico che non è Boniglia! Non hai capito che il martingegno è impazzito? Ma aiutami a sistemare! Ma sono pazzo! È Boniglia! Non è Boniglia, stupido! Un secondo, ascoltami! Per favore! Ti ho detto che mi serve un posto tranquillo per lavorare, che nel resto della casa non posso perché ho manicomi e tu mi fai questo! Tesoro, renderò questo posto più tranquillo! Ora vattene! Te lo chiedo Boniglia, per favore! Devo sistemare questo disastro! Dove sei, Boniglia? Non c'è Boniglia, vattene! Ma insomma... Oh. Oh, santa pazienza. Oh, ascolta, brutto stupido. Se continui a darmi fastidio, giuro che ti lascerò chiuso lì dentro finché non muori di fame e di sete. Ho già fame, Malala, e anche sete. Sta zitto, stupido. Fammi uscire. Vorresti uscire? Allora ti lascerò uscire. Quando smetterai di mettermi i bastoni tra le ruote, amore mio. Che bello è dividere questo letto con te, tesoro. Così. Una chaise lounge d'ebano di 4 metri. Di 5. Ho saputo che la principessa Massima ne ha una di 3 metri. Tu credi che io valga meno di quella bionda tinta? Certo che no, signora. Contessa. Certo che no, contessa. Esatto. Certo che sì, contessa. Senti, Evaristo, potresti misurare la vasca? Voglio vedere come posso ricoprirla. Stavo pensando, la porcellana slovacca ci starebbe bene. Ah, idea eccellente, signora. Madame. Contessa. Contessa, non ci vuole. Mio signore. Amore mio, tu sei mio dovere finito.
Sì, tu mi mancavi. Per favore, Varico, aiutalo. Aspetta, aspetta. Mosca? Zanzara, la mosca. Aspetta, la farfalla. Massimo, ti prego, fammi capire. La farfalla. Signore, prenda questa pasticca. La prenda, oh, signore. Amore mio, non sai quante cose belle ho visto per la nostra camera. Proprio poco fa stavo guardando un letto di quelli con il tetto. Come si chiama? Baldacchino, signora. Contessa. Ma mi perdoni, contessa. Ah, sì, sì, certo, signore. Si immagini un letto fatto di seta, come si usa oggigiorno, pieno di colori e cuscini dorati. Sì, un letto splendido, amore mio, come quello dei re di Francia. Guarda qui. Letto di fuoco, carnivoro, sano. Uomo scheletrico, gelatina, carne. No! Che cos'hai, amore mio? Non ti piace? Non ti è piaciuto? Com'è possibile che mi sia dovuta sposare con un uomo così debole? Perché a me? Cos'è stato? Di che parli? Questo. Non ha sentito niente? No. Ti senti bene? No, sì. Ti senti bene, sicura? Sì, sì, mi è sembrato... Che cos'hai? Solo una sensazione d'angoscia. Non è importante, va tutto bene, è un'impressione mia. Stia tranquillo. Beh, io me ne vado a lavorare. Se hai bisogno di qualcosa, poi mi chiami. Bene, va bene. Flor, non avrai il vaiolo turco, per caso? No, certo che no. Stia tranquillo, io sono perché vaccinata, non è Flor, possibile. Flor, ora devi riposare e darti un limite. Non puoi occuparti di tutto. Va bene. Ok? Che mi succede? Cosa è successo? Fatine, questo è un segnale. Qualcuno ha dei problemi? Chi è? Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de... E proprio qui c'era la cicletta, terribile. Qui c'era la cassa, hanno preso anche il cavo d'alimentazione. E dentro segno... c'erano un mucchio di soldi, sono venuti nel mese giusto. Un mucchio di tantissimi soldi. Ora non esageriamo, eh. Ha assegnato il computer, quel computer costava tantissimo. L'ho già assegnato, ma ora scusatemi, le fatture le avete? Perché altrimenti non posso rimborsarvi sì, nulla. Sì, sì, certo, tutte le fatture qui con me. Beh, sbrigati, perché queste persone non hanno tempo e noi neanche. Facciali. Scusate ragazzi, la titolare sta arrivando. No, beh, però io sono l'incaricato, certo. È lo stesso. No, non è lo stesso, forse lo sarà per voi. Ma deve venire la persona che ha firmato, che sarebbe Mala la Torre Soviedo. Veda Santijan. Stai soffrendo, tesoro? Vedi che brutto? Figurati io, che ho un ex amante che ha voluto aprire la bocca. Oh, non sai come si soffre. Fammi uscire, voglio uscire, Malala, non parlerò. Non ti credo, brutto, traditore, bugiardo. Mi fai male. Aspetta un secondo, tesoro mio. Pronto, chi è? Ascolta, mi è successa una cosa terribile qui in palestra. Ci hanno rubato tutto. Oh, come mi sento triste. E a me che importa? Per favore. Tu sei la titolare, quella che ha firmato la polizza. Ah, sì? Digli che mi ripaghino tutto. No, 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 aspetta, non hai capito, non hai capito che se non vieni qui non ci rimborsano nulla. Deve firmare la titolare. Oh, allora telefona a Flor. Queste sono cose da sguattera, non da contessa madre. Malala, per favore, tu hai firmato la polizza. Sei l'unica persona che può incassare. C'è il mio nome? Oh, hai ragione. Oh, bene, tesoro. Se non c'è altro modo, allora dovrò venire lì. Un bacio. Boniglia, amore. Che c'è? Hai fame? Sì che ho fame, Malala. Poverino. Mangia. Dammi. Oh, vita mia. Hai sete? Sì che ho sete. Vediamo. È buonissima. Prendi. Cannuccia. Questo è
perché dopo tu non dica che non possiede un cuore, tesoro. Più tardi dovrai pensare a un buon modo per farti perdonare, Bonilla.